Fratelli rossoneri, amici rivali di YouTube, buongiorno, 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 dai che sabato, dai che sabato, oh, dai che sabato, dai che sabato, dai che sabato. Iscrizione, buongiorno a tutti. Iscrizione a Twitch. Iscrizione a Twitch, ragazzi, per favore. Per favore, iscrizione a Twitch. Ve lo chiedo in ginocchio. No, in ginocchio no, però ve lo chiedo abbracciandovi. Iscrizione a Twitch. Arriva la fibra martedì. Arriva la fibra così possiamo organizzare tutti i tornei del cazzo che volete. Li possiamo organizzare. Bene. Se avete Prime, l'abbonamento è gratuito. Basta che scendete giù, c'è il Prime, l'abbonamento è gratuito. Due argomenti. Eric Toyer in foto con Cardinale. Che cosa stanno pensando quelle vecchie volpi? Che cosa stanno pensando insieme con le vecchie volpi? Non posso darvi il mio parere perché sarei ignorante, sono ignorante nella materia di tutte queste manovre. L'altro giorno, anche quando eravamo con che stavamo parlando sulla live del Barba, iscrizione anche al Barba Soccer, stavo pensando, stavano parlando di chi è che ha rubato di più, di chi è che è stato venduto di meno, di chi è che ha fatto questo, di chi è che ha fatto quello, di chi è che ha fatto quell'altro. Io su queste cose qua, ragazzi, non mi esprimo perché secondo me nessuno veramente le sa se non chi è che ha fatto veramente queste cose qua. Quello che so è che ho visto per sicuro la foto di Eric Thohir con il nostro merda e il nostro figlio di quello lì in foto assieme. Cioè, io non riesco a capire perché veramente da noi non arriva mai uno sceicco, qualcuno di prestante, di importante, qualcuno veramente con le palle sotto che prende e dica: boh, bene, figli miei, adesso prendiamo in mano tutto quanto noi. Non so, qualcuno che ci guarda la tifoseria, qualcuno che ci guarda in profondo nei nostri occhi, in profondo al nostro cuore. Non c'è mai nessuno che fa queste cose qua. Mai, mai nessuno che ci vuol prendere a cuore o che ci vuol prendere. Molto, molto triste come cosa. Molto, molto triste che veniamo lasciati in mano a questa gente che specula e basta, di vincere trofei non ne frega un cazzo. Non so, tipo uno che ha preso il Paris Saint-Germain. Sto parlando di questi qua che sono pezzi grossi da 90. Vediamo un po'. Poi, visto che ragazzi ci inondiamo di cazzate. Allora, travolgo anche io l'onda delle cazzate. Abraham, dicono che Milan tratta per Abraham. A parte che se la Roma non è stupida, Abraham se lo tiene, perché se l'Abraham, quello che si riprende, che di prima dell'infortunio, ragazzi, a me Abraham piace. Abraham è attaccante completo, difende il pallone, viene incontro la palla, va in profondità, gioca a falline di passaggio. Gioca con i compagni, vede la porta, è forte di testa. Potrei andare avanti e dirvi ottime caratteristiche ancora che Abraham. Pare che la Roma, Lukaku, e non lo riscatterebbe, non lo vorrei neanche io Lukaku di adesso perché lo vedo veramente in grandissimo sovrappeso. Cioè, a me, aspetta, se me lo proporrebbero a una cifra comunque consona, che poi prendo anche un altro attaccante, ti dico di sì. Ma Lukaku, che ho visto sinceramente un po' appesantito nell'ultimo, pare che è stato anche sfortunato e non ha ancorato dei gol. Comunque, sinceramente, anche no, punto su qualcosa di molto più giovane. Cioè, io Zirkzee sono positivo su Zirkzee, dai, da quando. Ah, era, scusatemi, l'affare che avevo citato poc'anzi ieri, l'affare che avevo citato, era l'affare di coso, di come si chiama, di Donnarumma, e l'altro che mi mancava era di Kakà, che per prendere Kakà avevamo dovuto prendere anche di Gao, il fratello. Avevamo preso anche Di Gao, ve lo ricordate? Ecco. Secondo me questa formula qua si farà. Contenti tutti, quell'altro c'ha un pretendente in più. Accendiamo anche le luci che si vede meglio. Un pretendente in più. Hanno un pretendente in più, un cliente da piazzarli in più. Sinceramente,
Non vedo perché la trattativa non dovrebbe giungere al termine. Sicuramente adesso mi farete la domanda: Bramo o Zirze? Beh, tutta la vita ti dico non lo so. Abramo Zirze? Abramo è un pericolo perché si è infortunato, ti dico Zirze perché è integro. Cioè, se fa la fine di che ha fatto Conte, che si è rispaccato sullo stesso ginocchio, se la fa la fine. Minchia, Tomori quest'anno non si è ancora ripreso l'infortunio. Benasseri deve con patate, speriamo che si riprendano. Beh, Tomori parte da una cosa, ragazzi. Parlando di Tomori, si parte su un presupposto. Tomori non ha fatto l'europeo, è fresco e riposato. Ha avuto tutto il tempo quest'estate per farsi la vacanza, ma anche per mettersi a posto in maniera atletica, perché aveva tutto tranne che la forma atletica. Ragazzi, Tomori aveva tutto tranne che la forma atletica. Non mi dite di no perché dite una cazzata. Aveva di tutto tranne che la forma atletica. Partiamo da questo presupposto. Senza se e senza ma, di tutto tranne che la forma atletica. Indi per cui, cazzo, l'altro giorno un'altra cosa poi. Minchia, ho visto giocare lì con la sinistra lì Kerkez. Kerkez è stato veramente dallo via 2 milioni, lui voleva giocare, è stata veramente una grandissima stronzata. Dare via Kerkez è stata veramente una grandissima stronzata, ma veramente grossa. Vabbè, pazienza, pace e amen. Che cazzo vi devo dire? Stasera non so che partite ci sono, ragazzi. Se volete chiedermi in privato di scommettere su qualcosa, me lo chiedete in privato perché sto facendo vincere a molta gente. Voi non lo sapete, alcuni vogliono rimanere anonimi per scaramanzia, però li sto azzeccando tanti. Ragazzi, ne sto azzeccando tanti. Se qualcuno vuole qualche consiglio, io non vado a giocare perché ogni volta che vado io in cassa non ci vado mai. Faccio sempre vincere gli altri. Se qualcuno vuole qualche consiglio, qualche chicca sulle partite, oggi non l'ho ancora visto perché ho avuto da fare questi giorni qua. Fino alla sera sono stato impegnato. Adesso mi sono ritagliato un pezzettino per fare il video. Comunque, Abramo e Zirze, ti dico Zirze ovviamente. Se prendessimo Abramo è un rischio. Come giocatore, se quando Abraham stava bene, ti dico tutta la vita Abraham, è più finalizzatore, dà più sulla profondità ancora di più di Zirze, anche se uno che Zirze anche si muove tanto, è un goleador, ti dico di sì, però vi dico la mia, saranno tutte cazzate anche questa, perché noi prenderemo il classico sconosciuto, vedrete che noi andremo a prendere Dobrik o l'altro serbo del Girona, cioè gente sì che ci sta, ma in Italia è tutto un completo punto interrogativo, signori. Poi volevo dirvi una cosa. Per i tornei di FIFA che faremo, voi preferite, un sondaggio che voglio fare, preferite le squadre di club o preferite le nazionali? Perché se preferite le nazionali, sfondate una porta aperta. Siamo completamente in clima nazionale, puntiamo su nazionale. Un'altra domanda che vorrei farvi. Su Pobega, molti mi scrivono di Pobega, che cazzo teniamo a fare Pobega? Lo usereste per... Quanto vale Pobega secondo voi? Un'altra domanda perché mi sto collegando alle domande che mi state facendo. Pobega lo terrestre, non lo terrestre? Terrestre? No, sì, è un terrestre. Lo terrestre, cosa fareste di Pobega? Sono veramente curioso di saperlo. Io, sinceramente, lo scambierei con qualcuno, lo metterei dentro qualche trattativa. Per me Pobega non sarà mai un giocatore da Milan. Ve lo dico senza un colpo al cuore. Questo è il mio parere. Un altro giocatore che mi avete chiesto. Raiders, lo dareste via o no? Ieri la partita l'ho vista con voi, quindi quando la vedo da solo non è che sono iperconcentrato. Ho visto concentrato l'Italia l'altro giorno, infatti ho fatto un'analisi completa. Potete dire che non c'era l'Italia. Sinceramente l'ho vista e non l'ho vista così e con partite ne stanno facendo veramente. Cioè, mi dite, ma avete criticato perché avete un europeo di merda perché non te ne frega un cazzo? No, ragazzi, è un europeo che per ora come spettacolarità, ragazzi, fa veramente cagare. Cioè, non mi potete dire che è un europeo divertente. Poi magari dopo i gironi si sblocca tutto, verranno fuori partite della Madonna, però finora, ragazzi, è un europeo che è abbastanza imbarazzante. Cioè, al di sotto nettamente sotto le aspettative, gente come Foden sta facendo cagare. Cioè, gente, boh, non lo so, tiratemi fuori qualcun altro voi. Scamacca è iperdeludente, che voi lo esaltate tanto, per me è un buonissimo giocatore. Scamacca è un buonissimo giocatore, è un ottimo giocatore all'Atalanta, da altre parti è un giocatore, è una buona punta, appunto, niente di più, niente di meno. Addirittura qualcuno voleva prendere Scamacca e titolare al Milan, lascialo lì dov'è.
Bene, signori miei, ci sentiamo dopo nel pomeriggio. Adesso mi guardo sullo sport, vediamo che cosa succede. Ci sentiamo dopo. Un bacio, un abbraccio, andiamoci a vedere. Schifo Mediaset. Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti.